Ciao Danilo, sono in via Paravia. Allora, devo dire che il primo impatto la via non è proprio bella, nel senso che ci sono diverse case popolari, soprattutto all'inizio dall'altra parte, però queste case basse che vedi gialle sono tutte case popolari. Ok, sto procedendo nella via, sono leggermente in anticipo, vedo che c'è un geriatrico, adesso vado un po' più avanti. E vedo che cosa c'è di là. Un po' prima c'è un Carrefour, quindi questo è molto comodo. Appena più avanti siamo, questa è via Civitali, c'è lo stadio. Ok, proseguendo di là, abbiamo una farmacia e là non so bene che cosa ci sia. Video, come vedi, là c'è un po' di mercanzia buttata là. Insomma, è tranquillo, ti devo dire che, e là ci sono un po' di negozi, tutto sommato mi sembra però tranquillo. 83 è questo qua, piccolino di fianco alla carta libreria. C'è di buono che c'è un sacco di parcheggio davanti, perché nel controviale è proprio tutto parcheggio, invece queste case sono un po' bruttarelle. Più che altro è per capire gli affitti. Adesso chiederò a loro. Ciao! Questo è l'ultimo video. Questa è Piazza Selinunte. Quindi praticamente andando di là dove vedi adesso, se lo vedi, il tram, praticamente arrivi in Piazza Zavattari. Sei in pratica in lotto. Poi questa è la parte finale, in realtà, visto che sono i numeri alti della via Paravie. C'è questo palazzo molto particolare, rotondo, che è particolarissimo. Dopodiché si comincia la via, come vedi qua ci sono veramente, sul lato sinistro sono veramente brutte queste case, però è proseguendo, è così. Invece la 73 rimane poi sul lato destro più avanti, poi migliora, devo dire. E in più un ragazzo mi ha detto che Aler ha venduto molto. Aler praticamente è nella società delle case, di gestione delle case popolari, gestiscono ancora, ma solo al 30% sono assegnazioni popolari, in buona parte sono proprietari privati.